si è tenuto venerdì 3 febbraio nella concattedrale di Ostuni alle ore 20:30, a cura dell'assessorato al turismo, il concerto dell'orchestra Nino Rota, diretta dal maestro Andrea Crastolla, col soprano Raffaella Liccardi e il sax solista Fulvio Palese. Nel concerto in programma sono state eseguite musiche di Mozart, Cherubini, Verdi, Tito Schipa, Grieg e Debussy. Ma ascoltiamo ora le dichiarazioni di Agostino Buongiorno, assessore al turismo e alla cultura del comune di Ostuni. Sicuramente di un livello eccezionale, tra l'altro sono contento di essere riuscito a portare Ostuni Raffaella Liccardi, grazie anche all'intermediazione del maestro Andrea Castrolla, che ci ha veramente dato una mano in questo. Sicuramente speravamo in una serata più clemente e su questo non ci siamo ancora attrezzati, però siamo veramente felici per tutta la serata come si è svolta, perché come dicevi prima l'arcivescovo insieme al nostro sindaco e all'amministrazione c'è stata questa cerimonia di intitolazione della cattedrale a Basilica e poi l'amministrazione ha voluto così contribuire con questo concerto che in un primo momento si doveva tenere al Cinema Roma, che ormai è il quinto appuntamento che si tiene ormai da 5 anni, un concerto per San Biagio, però proprio in occasione di questa, diciamo così, intitolazione a Basilica della nostra concattedrale si è pensato insieme al capitolo cattedrale di trasferire questo concerto in cattedrale, sperando che sia di gradimento da coloro i quali hanno resistito alle intemperie e stanno qui in chiesa con noi.